qui, cara amica. Esatto, esatto. Guarda, torniamo al discorso fascino e torniamo al discorso anni 50. Bioshock! No, perché il nome è giusto. L'hai detto un po' alla Rage Mode. Un giorno morirò di infarto, ma... È un FPS, su questo ci siamo. Sì, ci siamo. Si gioca, peraltro, utilizzando anche i plasmidi, che sono la vera invenzione, proprio... di questa generazione di video eccezionale, permette addirittura di lanciare le api ricombinando il proprio DNA, cioè noi cessichiamo questa siringa, sì. La siringa ci ricombina in un attimo il DNA e ci dà dei poteri magici, perché quello è una città sottomarina. Veramente straordinario tutto dall'inizio alla fine, il modo di concepire una civiltà potenzialmente perfetta, così per come era stato concepita da Andrew Ryan, no? Questo della Ryan Industries, questo folle, però allo stesso tempo visionario, che aveva creato questa civiltà perfetta sott'acqua, che in realtà perfetta poi non era, cioè si scopre un buco nell'acqua, cioè le intenzioni, una falla, no, di nuovo no, per favore. Voi ridete, cazzo! E dite come mai avete parlato di Bioshock 1 e non avete. E non parlate di Bioshock 2, per dire. Del 3, che tra l'altro ci ha colpito molto. Infinite. Perché semplicemente Bioshock 1 è quello che ci ha fatto innamorare della serie. Il capitolo che ha portato questa innovazione un po' nel mondo degli FPS, che sì, mi ha fatto avvicinare al genere, pensate un po'. Esatto, esatto. Io già mi si ero avvicinato da prima, però devo dire che effettivamente Bioshock ci ha sconvolto, dai. È veramente stato uno shock sotto tutti i punti di vista e è stato... Bioshock! No, già l'abbiamo... No, scherzo, io non me ne vado perché qua non c'è lo spazio dove andarmene, se no me ne andremo volentieri. Non dimentichiamoci che però oltre ai plasmidi, delle figure chiave che ci sono in Bioshock sono le sorelline e i Big Daddy. Esatto, che sono diventate delle figure iconiche. Lo consideriamo un imperdibile della scorsa generazione per i motivi che vi abbiamo poc'anzi elencato, quindi una trama eccezionale, personaggi ottimi, il protagonista un po' anonimo, però tutto veramente raccontato in maniera cinematografica. Vi consigliamo di giocare la serie e di leggere anche il libro, che è molto illuminante riguardo ai retroscena di Rapture. Bella questa sigla davvero, sì. Però non è quella di cui vogliamo parlare, cioè nel senso, la sigla, vabbè, Batman sì, Arkham Asylum è l'altro titolo che vi consigliamo per questa top dei migliori giochi della scorsa generazione. Ripropone perfettamente lo stile cupo dei fumetti, anche dei film, ripropone alla perfezione i vari personaggi, soprattutto anche lo stesso Batman. E quello che ho apprezzato tantissimo di Arkham Asylum, perché all'inizio è stato il primo titolo di questa nuova serie, è stato il sistema stealth che ha, no? Quest'uomo pipistrello che si nasconde sui vari gargoyle, ecco, si nasconde e può uccidere in silenzio cadendo dall'alto. Non solo così, ma anche in tanti altri modi, sfruttando appunto le varie occasioni di stealth che ci sono. È uno stealth perfetto e a livello di sistema di combattimento è fatto veramente molto bene, con i contrattacchi fatti della Madonna. Caro Assassin's Creed, esatto, Ubisoft, gioca un po' a Batman. Allora, gioca a Batman perché i sistemi di combattimento vogliono fatti così. Come mi Batman, pare che non ci sia niente da obiettare. Assolutamente. Claustrofobico, perché si svolge tutto all'interno di Arkham, no? Sì, il manicomio. Non si sente neanche la necessità di uno spazio più aperto. Esatto, quello che invece poi è stato fatto in Arkham City, sì. Che però effettivamente forse a tratti era un po' dispersivo, inoltre aveva un po' troppa carne al fuoco con troppi nemici messi lì tutti in una volta, alcuni trattati in maniera... marginale. Non avevano lo spazio adeguato, come per esempio Two-Face. Esattamente. Invece in Arkham Asylum tutti i protagonisti che ci sono trattati adeguatamente, hanno tutti il loro spazio. Ricordiamo lo Spaventapasseri, no? Bellissimo. Ricordiamo anche Bane, ricordiamo anche Poison Ivy. Madonna, spettacolare la parte di Poison Ivy, con tutte quelle foglie che crescevano dappertutto, quelle piante che crescevano dappertutto, ma soprattutto il nostro amico, il carissimo Joker, che era veramente caratterizzato in maniera eccezionale. Una tra che si discosta da quelle viste nei film, ma che sostanzialmente ne riprende l'essenza e la ripropone trasponendola in un videogioco in una maniera veramente magistrale. Ricordiamo anche gli enigmi dell'enigmista, no? Che sì, era una cosa era una cosa facoltativa, molto interessante. Però molto interessanti, e tra l'altro tutti ben studiati, ben architettati. Veramente complimenti a Rocksteady, che ha fatto un titolo eccezionale, e meno male, perché finalmente si fa giustizia ad un eroe, uno dei nostri supereroi preferiti, ovvero abbiamo detto Daredevil. È un'ora che parliamo di Batman. Ma io sono bipolare. E finiamo questa carrellata, non una top vera e propria perché non sapremmo bene classificarli,
fatelo voi, insomma. Cioè, finiamo questa carrellata dei 10 migliori giochi, secondo noi, della scorsa generazione. Multipiattaforma, perché ce l'abbiamo fatto, cioè, PS3. Che sono usciti sia su PS3 che su 360, che su PC. E anche su PC, però alcuni. Almeno devono essere usciti su PS3 e 360. Sì. Giusto per avere un parametro, no, di giudizio. Con Far Cry 3, esattamente. Aspettando quello che è la nostra Kirat o Kirat Edition di Far Cry 4, già bella che prenotata, con quello stronzo del protagonista in chiesa, sembra uno stronzo maledetto. Perché? Perché? Stronzo maledetto. No, ha quella bella capigliatura interessante. Beh, eccezionale. Sarà eccezionale. Parente di Vass, sicuramente. Sarà parente di Vass. No, non lo è, perché no. Si svolge da tutt'altra parte. Ma comunque Far Cry 3 veramente ci ha colpiti tantissimo. Sì. In realtà non stiamo qui a tergiversare troppo, stiamo qui a procrastinare troppo, non stiamo qui a indugiare, sì, troppo, capito. A titubare troppo, perché... Però quanti si dormi, certo. Troppo. Perché vi lasciamo alla mia mini recensione che ho fatto su giochi a cazzo di cane 9. Sappiate soltanto che la follia dell'antagonista, l'iniziale ingenuità del protagonista principale e la disavventura nella quale si viene a trovare ci ha colpito parecchio. Ma soprattutto quello che ci ha colpito è il free roaming in quest'isola tropicale apparentemente sperduta, mezza devastata, cioè nel senso non c'è tanta piena civiltà, piena di pirati, di stronzi che ci vogliono ammazzare, di tigri, e di animali che ci vogliono devastare, e che noi devastiamo solo per farcene un portafoglio, un golfino o una gonnellina. No, una gonnellina. In mezzo troveremo appunto tatuaggi, tribù, amici nemici che si rivelano nemici, insomma, ditemi che di cose troviamo. Comunque bellissimo, un titolo bellissimo che vi consigliamo, e vi ripetiamo appunto la nostra recensione su Gioca a Cazzo di Cane 9. Avremmo voluto che questo video durasse 25 ore, ma non possiamo, YouTube stesso non ce lo permetterebbe. Esatto. Anche se abbiamo una lista lunghissima di altri titoli da inserire, esatto, in questa, esatto, lista, ma non possiamo farlo per questione di tempo. Ma voi diteci i vostri titoli preferiti della scorsa generazione che siano multipiattaforma. Speriamo che vi abbia piaciuto questo video, sì, l'ho detto male apposta. Iscrivetevi anche tu, anche voi. Esatto. Sì, anche voi, ogni volta sbaglio. Ma non è vero, ciao. Gioca FIFA, per fuori la tua serie preferita. FIFA, Scudetto, PES, Viva Football.